La Coca-Cola di Oricola minaccia la delocalizzazione. Troppe tasse per il colosso multinazionale, così lo stabilimento in provincia dell'Aquila potrebbe spostarsi altrove. Le tasse in questione sono le cosiddette tasse etiche che il governo Conte 2 vorrebbe introdurre, quella ambientalista sulla plastica e quella sullo zucchero per tutelare la salute dei cittadini. Per la Coca-Cola, che produce bevande gassate in bottigliette di plastica, queste tasse peserebbero circa 180 milioni l'anno. Ma Coca-Cola si difende, la plastica non è un pericolo per l'ambiente, l'industria infatti aveva già ricevuto in passato 42 milioni da investire per la sostenibilità ambientale. Si sta facendo una campagna che criminalizza la plastica, quando in realtà la plastica è la soluzione dell'ambiente, il problema è la dispersione della plastica nell'ambiente, gli effetti sono davvero pesanti. Lo stabilimento abruzzese, ad Oricola dal 1988, si estende su una superficie di 131.000 ettari e produce 230 milioni di litri di bevande ogni anno. Soprattutto però il braccio di ferro tra la multinazionale e il governo è sulla pelle dei 286 dipendenti e degli altri 1.148 lavoratori dell'indotto che ora si vedono mettere in discussione il loro posto di lavoro. Se la Coca-Cola dovesse fuggire, questo sarebbe un guaio anche per l'economia abruzzese. Lo stabilimento infatti rappresenta lo 0,1% del PIL regionale. Speriamo che prevalga, come dire, il buon senso e sia possibile rivedere queste norme e riconsiderarle nell'ottica dell'impatto sull'industria. Questo stabilimento è a rischio, come è a rischio lo stabilimento che abbiamo a Marcianise, perché hanno delle caratteristiche di produzione che sarebbero fortemente danneggiate da questo tipo di legislazione.